170. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB. Frate Bernardo. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Leggiamo insieme nelle parole della sequenza lo scopo della missione del Cristo, fratelli. Pensando all'ampiezza di ciò che essa missione ha prodotto nell'intimo di ogni uomo. Figli, Bernardo prega insieme a voi questa sera. Se volete, seguitemi ripetendo mentalmente ogni frase. Altissimo Signore, spesso ci mandi delle creature le quali hanno lo scopo di evolverci. Sono esseri di luce incommensurabile, i quali sono protesi per aiutarci ed operano nel nostro piano di esistenza. O Altissimo Signore, fa che per un solo attimo io possa vederti in uno di loro, visto che sono così cieco da non vederti in tutti gli altri. Manda a me uno di loro e fa che io possa riconoscerlo, che io possa riconoscerti, Signore. Perché tante volte mi parli e troppe volte non ti riconosco, o Altissimo Signore? Perché sono preda dell'ultimo anticristo, perché sono preda della fine della sesta età, a ciò che si adempia la scrittura che è nell'Apocalisse. Avrà numero d'uomo, esso sarà 666. O Altissimo Signore, sostienimi nella battaglia contro il vero demone, l'io. Sostienimi perché sta scritto 666, cioè sesta età, sesta tromba, sesta coppa, sesta incarnazione della bestia nella sesta età. Ecco una delle spiegazioni del simbolismo dei 36, o Altissimo Signore. Egli si rivela al fine di rappresentare tutta la negatività che io e che i miei fratelli, col nostro egoismo, abbiamo prodotto. E adesso egli lo manifesta ed è il giusto effetto di ciò che noi abbiamo mosso. Continua.